La famiglia non è scontro, conflitto, violenza. Non è luogo di contesa. Non sviluppa solitudini. La famiglia è dialogo, comunicazione, intimità, incontro di sguardi, di storie, di culture. Il Centro Risorse, con la rete dei servizi territoriali, promuove e sostiene la famiglia e favorisce il recupero delle relazioni familiari. Nel corso della nottata appena trascorsa, a Lecce, in via Alberione, zona residenziale di recente costruzione, è divampato un incendio che ha interessato un garage, danneggiando peraltro una Fiat Punto e una Twingo situate all'interno. Intervenuti i vigili del fuoco, questi hanno accertato la natura dolosa del gesto, di cui è sospettato un 33enne del posto, reo di avere anche aggredito un agente di polizia che tentava di calmarlo. Prima dell'arrivo della pattuglia, l'uomo, in stato di ubriachezza, avrebbe anche minacciato alcuni condomini con un coltello. Alla fine lui è stato posto ai domiciliari con l'accusa di porto abusivo di coltello, oltraggio, minacce, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Presentava regolarmente le proprie dichiarazioni dei redditi, ma ometteva la quasi totalità dei compensi percepiti. È stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Lecce un professionista salentino che dal 2008 al 2011 ha nascosto al fisco redditi per oltre 1,6 milioni di euro. All'esito di una verifica fiscale, infatti, le fiamme gialle del nucleo di polizia tributaria del capoluogo salentino hanno accertato la truffa del mediatore finanziario di Gallipoli. La posizione del professionista quindi è stata segnalata alla Agenzia delle Entrate per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e sarà inoltre rimessa al parere della competente Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di dichiarazione infedele. Ci sono voluti dei mesi, proteste sui tetti, sit-in colmi di disperazione e rabbia, ma alla fine il dienda è il sapore dolce del lieto fine. Dopo una lunga e dibattuta discussione, infatti, è stato siglato nel pomeriggio di ieri un accordo molto importante che segna una svolta su una vicenda che era in stallo da troppo tempo. Nella sede di Sanità Service della ASL di Lecce, presso il polo didattico del vecchio ospedale Vito Fazzi, fra i sindacati e l'amministratore unico Lorenzo Martello, è stato trovato l'accordo per l'integrazione dell'orario di lavoro a favore di 726 dipendenti della società in-house che si occupa della gestione dei servizi appaltati Sanità Service. Una volta preso atto del rifiuto di Carmine Gautieri a sedersi sulla panchina giallorossa e nonostante i colloqui che la dirigenza di Via Templari ha svolto in questi giorni con diversi allenatori, l'impressione è stata sempre quella che la guida tecnica del Lecce alla fine sarebbe stata affidata a Francesco Moriero. E così sembra essere. Arrivati a questo punto mancherebbe solo l'ufficialità che dovrebbe giungere in poche ore. L'ex calciatore cresciuto nel settore giovanile salentino del duo Iurlano Cataldo, quello che tra gli altri ha fatto esplodere il talento di Conte, Garzia e Petrachi, avrebbe battuto la concorrenza. In carriera Moriero ha vestito le maglie di Lecce, Cagliari, Roma, Inter e Napoli, con i nerazzurri ha vinto anche la Coppa UEFA.